Queste botteghe d'arte erano dei veri vivai di talenti. Ragazzi dotati per il disegno o per la scultura, che vivevano e lavoravano a tempo pieno presso un maestro, imparando tutto quello che c'era da imparare. Ma qui che si fa? Si beve? Dai, anche Leonardo andò a bottega da uno di questi grandi artisti fiorentini, il Verrocchio, e imparò non soltanto la pittura e la scultura, ma mise mano a tutta una serie di attività artigiane che si svolgevano su commissione: decorazioni, scenografie per spettacoli, macchine per trasportare e innalzare statue, tecniche per macinare i colori o per costruire impalcature. Michelangelo, quando arrivò a bottega, doveva già essere molto bravo nel disegno, perché, contrariamente alla consuetudine, il ghirlandaio gli concesse un salario, 24 fiorini, per i 3 anni di permanenza. Subito, Giovanni, vieni, presto! Certo, contessina. L'ambiente è molto stimolante, non solo perché è un crogiuolo di piccoli geni, ma perché la corte di Lorenzo è anche un punto d'incontro di uomini di cultura, letterati, filosofi, poeti. È probabilmente qui che nasce in Michelangelo la passione per Dante e per la poesia, che lo porterà negli anni della maturità a scrivere versi. Perché l'hai fatto? Perché Lorenzo il Magnifico mi ha avvertito, ha detto che i fauni sono già vecchi da giovani. E i vecchi, caro Francesco, sono sdentati. E tu, lo sappiamo, fai tutto quello che comanda Sua Magnificenza. Non mi sfidare, Torreggiani. Ed è anche qui che Michelangelo comincia a rivelare quel suo carattere difficile, che lo porterà ad esprimere giudizi taglienti e a volte offensivi verso gli altri. Mastro Bertoldo ha avuto ragione a consigliarci di venire a studiare questi affreschi di Masaccio. Da lui ci viene l'artificio di scorciare le figure viste dal basso. E la prospettiva in profondo, e il volume dei corpi. Queste figure è come se le avesse scolpite. La pittura più si avvicina alla scultura e più è grande. Bene, maestro. Che ne pensi di questo? È San Pietro sul trono. Io non me la prendo con te, Pietro. Ma San Pietro, di cui porti il nome, non ci penserebbe a spiccarti un orecchio come fece a Marco. Fossi in te, gli darei fuoco. Io ti ammazzo! Ti ammazzo! Nella casa di Dio! Fuori, fuori! Andati, uscite! Ti ammazzo! Basta! Quello di Leonardo era soprattutto un interesse scientifico. Io ho disfatto più di 10 corpi umani, sminuzzando tutta la carne che si trovava intorno alle vene, per metterle a nudo e poterle disegnare. I disegni che ci ha lasciato, come queste immagini esplose, costituiscono il primo grande atlante di anatomia della storia, con rappresentazioni bellissime. E per ottenere questi disegni non basta l'amore della ricerca, perché tu potresti essere impedito dallo stomaco, dalla ripugnanza, o potresti essere impedito dalla paura, con l'abitare di notte in compagnia di morti sguardati e scorticati, spaventosi a vedersi. E se questo non ti impedisce, forse ti mancherà la sapienza del disegno. Tutte queste cose, se io le ho possedute o no, 120 libri che io ho in animo di compiere lo dimostreranno. Michelangelo, grazie al priore di Santo Spirito, ottiene di potersi recare all'obitorio dell'ospedale e utilizzare per i suoi studi dei cadaveri. Si trattava solitamente di persone anziane di cui nessuno reclamava il corpo, ma c'erano a volte dei cadaveri eccellenti, come quello del nobile fiorentino Corsini. Senza rendersene conto, Michelangelo una sera cominciò a sezionare proprio il corpo di questo nobiluomo, sollevando un vespaio di proteste e di polemiche. Col passare del tempo, la sua conoscenza dell'anatomia umana diventerà sempre più ricca, grazie anche all'amicizia con un medico, Realdo Colombo. Dove l'hai trovato? L'ho scolpito io. E come gli hai dato la patina del tempo? L'ho sotterrato per nasconderlo a quei barbari innocenti. E l'ho dissepolto quando Messer Lorenzo mi ha avvertito che veniva con te. È qualcosa che potrebbe interessare Baldassarre qui. Non mi dicevi che le anticaglie sono apprezzatissime in Roma? E come? Tutti quei ricchi sprovveduti collezionisti, e non soltanto a Roma. Se solo tu l'invecchiassi ancora un po', lo potresti facilmente gabellare a qualcuno là per un pezzo genuino, scoperto negli scavi di qualche villa, intorno a Fiesole, diciamo. Sarebbe una frode. Lo scultore che Vostra Eminenza ha ordinato che fosse condotto qui da Firenze. Bene.
Lasciateci. Allora, Mastro Michelangelo, mi si dice che ti proclami l'orgoglioso autore di quest'opera. Orgoglioso non sono, ma sì, l'ho scolpito io. Quando? 5 o 6 mesi fa. E quante copie ne hai scolpite? Non ripeto mai le mie opere. Non ci si bagna 2 volte nella stessa acqua di un fiume. Eraclito, abilmente citato. Ma questo non giustifica l'aver perpetrato una frode. Non ho mai detto che fosse antico. Ma il mercante Baldassarre sì. Chi accetta di essere beffato da un poco di terriccio ha quello che si merita. Per questo Cupido dato per antico, che mi si è giurato risalisse ad almeno 1200 anni fa, ho pagato 200 ducati. È vergognoso! Baldassarre a me ne ha dati solo 30. È chiaro che noi due siamo compagni di questa sventura. Ora che tu sei qui a Roma, io mi vedrò costretto a trovarti un lavoro sotto il mio tetto. Trova a questo giovane un posto dove possa riposare e pagagli un compenso adeguato al suo giovane ingegno. E per quanto riguarda Baldassarre? Puoi tranquillamente lasciarlo alle mie cure. E quale sarà la mia prima commissione? Ah, ogni cosa ha suo tempo. Potrai cominciare familiarizzando con le vere glorie dell'antichità classica che troverai sparse in ogni angolo di Roma. È una statua commissionata dal cardinale francese Jean Bilher, ambasciatore del re di Francia Carlo VIII presso Papa Alessandro VI. Io sapevo che era finita. Credevo anch'io, Vostra Eminenza. È come tutti gli scultori, non si staccherebbe mai da un'opera. Ammirabile. Hai certo tenuto fede alla tua garanzia. Il mio consiglio è di lasciarla così. Se io ho una riserva, riguarda l'età alla quale hai scelto di ritrarre la Santa Madre in riferimento alla figura del figlio. Ho seguito Dante, vergine e madre figlia del tuo figlio. Per di più, la purezza è sempre verde, Vostra Eminenza. Quanti anni hai? 23, Eminenza. E sei non solo uno scultore, ma un teologo straordinariamente illuminato. Mi allieta che Vostra Eminenza sia compiaciuta. La Pietà era originariamente destinata alla tomba del cardinale nella chiesa di Santa Petronilla. È un'opera che subito desta meraviglia. È un miracolo. Guarda la mano della Beata Vergine. Sembra che implori pietà. E il marmo, morbido come carne. E il corpo di Cristo, così, abbandonato. La forma di questa statua, come tante altre opere di Michelangelo, ha una struttura a piramide o a fiamma, cioè larga verso il basso e via via più stretta verso l'alto. È questo un trucco che egli rivela in un suo scritto a un giovane pittore, dice Michelangelo. Sempre fare la figura piramidale serpentinata e moltiplicata per 1, 2 e 3, in modo da avere una figura che mostri di muoversi. Per rappresentare questo moto non vi è forma più accomodata che quella della fiamma del fuoco. Il 21 maggio del 1972, un vandalo armato di un martello riesce ad arrampicarsi sulla Pietà di Michelangelo e colpisce ripetutamente il viso della Vergine, spezzando il naso e il braccio sinistro. Si chiama Laszlo Tott, è un ungherese malato di mente. Le prime parole farneticanti dette al magistrato sono state: «Io sono Michelangelo». Paolo VI, appena informato, scende a San Pietro per constatare i danni. Vecchio,
Un militare aveva inutilmente tentato di acciuffarlo senza riuscire a bloccarlo. Ho sentito urla provenire dal lato destro dove si trova la pietà di Michelangelo. Gente che scappava verso l'uscita. Io mi sono precipitato subito verso questo luogo e ho notato un individuo in cima alla statua che brandiva un martello. Rottura dell'avambraccio sinistro. Distacco della mano sinistra dall'avambraccio. La pietà di Michelangelo è sfregiata. Tutto il mondo è sconvolto e si chiede perché. Quello lì si meriterebbe mandati in galera. In galera a vita quello lì. L'unica spiegazione è che Laszlo Toth non ha capacità di intendere e di volere. Ancora oggi, dopo 30 anni, è sotto cura medica in un istituto psichiatrico. Il restauro della Pietà venne realizzato dai tecnici del Laboratorio dei Musei Vaticani. Per garantire l'assoluta identità con l'originale, fu utilizzato un calco della Pietà eseguito qualche decennio prima. Dopo una fase di studio e sperimentazione, vennero reinseriti i frammenti recuperati, mentre le parti mancanti vennero completate con un'amalgama di polvere di marmo di Carrara uguale a quello usato da Michelangelo. Il braccio venne poi fissato con un unico perno inserito all'interno. Una volta lavata con acqua distillata, la Pietà recuperò anche la lucentezza originale datale da Michelangelo. Dammi la mazzetta. Dalle mani nodose, che oggi ha poco più di 25 anni. Da. Sospettoso, violento, chiuso in se stesso e nel medesimo tempo aperto alle confessioni più urlate, Michelangelo è l'antagonista nato di Leonardo. La presenza del giovane genio arrabbiato della nuova generazione e quella del maestro, sereno nella pienezza dei suoi anni, la loro contemporanea presenza nella ristretta cerchia di Firenze... Oh maestro, guardate, e passa il vecchio! ...li porterà fatalmente a uno scontro. Gli è carnevale, passano i re magi! Dati la Befana piuttosto! La loro prima disputa avviene davanti a un enorme blocco di marmo che giace da anni abbandonato accanto a Santa Maria del Fiore e che entrambi hanno chiesto alla signoria per scolpirvi una statua. Allora, maestro, la base sono 4 braccia per 3 e la lunghezza... 4 per 3. 4 braccia... E la lunghezza... E la lunghezza... La lunghezza è son 12 braccia. Bella pietra, eh? Bella. Uè, che... Peccato, l'acqua e il sole... ti un po' guasta dai tempo. O com'è che ora tu ti interessi tanto a questo marmo? Non hai tu scritto che il pittore è di molto superiore allo scultore perché il pittore lavora con la mente mentre lo scultore lavora con muscoli? E lavori di muscoli lasciate ai giovani che sono più robusti. Oh, giovane! Raddrizzala. O perché vuoi tu che ora addirizzi le cose che tu hai fatto storte? Vieni, andiamo. Thank you.
è compiuto. È la cosa più bella che ho mai fatto. Una volta finito, pregò Raffaello di consegnarlo al committente e farsi pagare i 70 ducati convenuti. Il committente Angelo Doni disse però che ne avrebbe pagati solo 40. Michelangelo si fece allora riportare il quadro indietro e chiese a quel punto il doppio, cioè 140 ducati. Ecco, Raffaello sembra fece da intermediario e alla fine Michelangelo ottenne quello che voleva. Tu pagheresti tanto per quel tondo? Se li avessi, senza un attimo di esitazione. Perché? Ma perché è un capolavoro. È nuovo. È rivoluzionario per come è concepito e composto. Quegli ignudi sullo sfondo, per esempio. Io non so che rappresentino. Rappresentano il genere umano, per la cui salvezza Dio ha donato il solo figlio che gli abbia generato. Lo senti? Va bene. Così imparerà ad insultarmi. E tienila come lezione. Anche il migliore dei committenti cercherà di approfittarsi di te. I due grandi del Rinascimento si trovarono così di fronte ad una grande sfida. Le pareti da affrescare offrivano una superficie immensa. Così la mia parte di parete è questa. Hai scelto tu per tutti e due. Tutti e due abbiamo lo stesso compito, celebrare un fatto eroico della storia fiorentina. Sarebbe fuor di dubbio ragionevole cercare di renderli compatibili. Siamo chiamati qui per un confronto, non per un concerto. Sarebbe stato un confronto senza precedenti, un evento artistico e storico che avrebbe fatto di questo salone un luogo unico. I due accettarono. Ecco qual era il progetto di Michelangelo. Eccolo qua il mio cartone. Meraviglioso. Non rappresenta la battaglia di Cascina, ma l'allarme che spezza l'ultimo momento di tregua dei soldati fiorentini, sorpresi dall'attacco delle milizie pisane. Giovani corpi, prima che siano deturpati da ferite e morte. Il cartone preparato da Michelangelo suscita grande stupore e ammirazione tra i notabili e gli intellettuali della Firenze di allora e fu un'opera molto copiata dagli artisti contemporanei. Lo stesso Leonardo, pur riconoscendo la grandezza dell'opera, non si esime dall'avanzare critiche. «È una foresta di nudi», esclama infatti ammirandola. «Non mi convincono tutti quei muscoli che sembrano sacchetti di noci sotto la pelle». Mentre Leonardo si concentra sulla scena della battaglia, sull'urto dei corpi e delle armi, Michelangelo coglie l'attimo in cui i soldati fiorentini, accampatisi presso Cascina, si stanno concedendo un bagno nell'Arno. All'improvviso viene dato l'allarme per l'arrivo del nemico e i soldati sono costretti a rivestirsi in fretta per fronteggiare l'attacco. Questa tecnica richiede una fonte di calore molto forte per fissare i colori sulla parete. Ehi, ehi, svegliati. No, no, basta. Guarda, è perfetto. Ci siamo riusciti. È l'antico incausto dei Romani. Ne ho ritrovato la ricetta in Plinio. Su, su. Attenzione, il fuoco deve essere ben accosto alla parete. Voi aggiungete legna. Maestro, si asciuga. Si asciuga. Si asciuga. Si asciuga. Fatta cuocere come un oro! E rassodarsi! Madonna, che calore! In un'ora questo foglio è bello! Se non fosse per il fuoco, andrei a toccare! E ci siete riuscito, maestro! Ci siete riuscito! No, no, da quella parte, dove non c'è la fiamma! Non c'è fiamma lì, non ci arriva! Oh, madonna! Più fuoco! Altro fuoco! Ho detto più fuoco! A più fuscine! Portate a calenda! Abbasso! Abbassa il prego! Abbassate! Abbasso che aggiungiamo legna! Altra legna! Altra legna! Oh,
altre fascine, mettete altre fascine! Il fuoco ha da prendere tutta la parete! Non sai che basso, la darò sopra! Vai là in alto! Gli altri fogoni, presto! Più fuoco! Più fuoco! La pittura di sopra. Fuoco lassù, non ci arrivavo. Ci voleva 10 di fogoni. Vostra Santità ha avuto modo di vedere il lavoro del mio giovane parente? Parente? Che parente? Raffaello Santi. Avrei caro che venisse. Ah, sì, il duca di Urbino ce lo ha raccomandato a sua volta. Un ingegno, sì, ma imitativo per il momento. Quasi completamente schiavo dell'influenza del Perugino, di Leonardo, Michelangelo. Scimmiotta l'ultima opera che ha visto. In che altro modo può imparare un giovane pittore? Ha solo 22 anni, Santità. Quando sua Santità entra, devi inchinarti e scoprirti il capo. Non gli rivolgere la parola finché non è lui a parlarti. Inginocchiati e bacia l'anello alla sua mano destra quando egli te la porgerà. Non sederti se non ti invita a farlo. E poi non prima che si sia seduto lui. Questo è lo scultore che vostra Santità ha fatto venire da Firenze. L'hai presa comoda. Sono venuto con la rapidità permessa dal denaro che mi si è fatto avere. Ti piacciono gli uomini che sanno alzare il capo? Sì, sì, ti benediciamo, figliolo. Vieni qui. Vogliamo che tu esegua la nostra tomba nel nuovo San Pietro. Bramante qui ha buttato giù qualche idea, però non sentirtene vincolato. Procurategli una stanza. Guardiamo con attenzione questi disegni. Non c'è gran fretta. Torna fra 2 giorni. A Roma, Michelangelo conosce il medico personale del Papa, che lo consiglia su come presentare nel modo migliore il suo progetto. Quel che si aspetta è che tu lo stupisca con qualche opera veramente grande. Tu lo credi? Lo so per certo. Convincilo di ciò che vuoi e darà ali alla tua ambizione. Suggerisci qualcosa di grande. Lui la vorrà colossale. Propongo che sia isolata in forma di parallelogramma, che presenti 4 angoli. Il tutto sormontato da un leggero baldacchino di marmo. Al di sotto il sarcofago custodito da 2 angeli. Sui frontoni principali, 2 nicchie con figure di vittorie a rappresentare le province riconquistate da vostra Santità. Su un ripiano in alto, 8 statue colossali di apostoli, virtù e profeti. Quante statue saranno in tutto? 40. Fra l'altro una Rachele, una Lea e certo il vostro Mosè. Perfetta. E quanto impiegherai a porvi fine? Se non faccio che questo, il resto della mia vita. E quanto finirà per costare? Quello che ci vorrà. Posso andare a Carrara a ordinare il marmo allora? Certo, al più presto. Non sono stato così emozionato da quando non me lo ricordo. Bramante, tu che ne pensi? Mi chiedo se il nuovo San Pietro sarà grande tanto da contenerlo. Lo sarà, se lo porrai al centro del tuo capolavoro. A vostra Santità, dove deve essere posto il sacrario della tomba di San Pietro? Allora un luogo degno per la tomba del nuovo Pietro, che l'opera sia subito avviata. Tu, scegli il marmo. Io sento che faremo grandi cose insieme, noi tre. Gigante v'è ancora, d'altezza tanta. Si potrebbe scolpire un colosso da quella montagna. Da tutta la montagna? Da tutto il suo fianco. Le navi potrebbero vederlo come un faro dal mare. Thank you.
Legno, legno! Dopo questa fatica! Con le chiacchiere non si mangia! Fuori la famiglia! Tirali fuori! Io non mi muovo di qui finché... State a sentire! Sarete pagati, va bene? Non sono stato pagato, nemmeno io! Ancora non hanno pagato neanche me, avrete i vostri appena avrò avuto i miei dall'ufficio del capo architetto. No, mica! Ho detto che vi pago! Basta! Basta! Stento a trovare il denaro per il pane quotidiano e non sono pagato da molto tempo. Temo che io possa essere nella mia sepoltura prima d'aver licenza di cominciare a lavorare su quella del Papa. Minacce sono state levate contro di me. Strana gente, gente malevola, si aggira intorno alla casa dove lavoro in condizioni pietose. È ripresa a scrivere e ho avuto paura di disturbarti. Il fatto è che non c'è niente, ecco, da mettere sotto i denti. Niente. E questa? Quel che serve per la cena di stasera. Ma lo sai che non so leggere? Ecco. Sta andando a piovere. Bene, tanto meglio. Così se ne vanno le nostre spie. Vieni. D'altra parte è me che cercano. Prendi il mantello. Non quello. In sé due mani, ma anche due momenti diversi della vita di Michelangelo. Uno giovanile, intorno ai 40 anni, in cui amava soprattutto dare la precisione anatomica e la forza alle sue statue. E poi una più matura, in cui prediligeva dare un senso di movimento, di dinamismo alle sue statue, un po' come la foto di un atleta fermato in volo. Girare su se stessa una statua che era già ampiamente scolpita del miracoloso e solo un genio come Michelangelo poteva riuscirci. E proprio questo restauro ci ha svelato come ha fatto. Girò letteralmente la testa verso un lato e ciò significa, come disse un testimone allora, che la punta del suo naso corrispondeva alla gota del volto precedente. Anzi, la sua punta ne portava ancora un po' di pelle. È stato davvero un rompicapo. Thank you.
seguendo, per così dire, la diceria che attribuisce il disegno d'uniforme della Guardia Svizzera a Michelangelo, non ha alcun fondamento storico. Infatti, negli archivi vaticani non è stato ritrovato alcun documento che attesta tale affermazione. Più semplicemente si può dire che la bellezza e l'eleganza della nostra uniforme è il felice risultato della moda del Rinascimento. Io non voglio la volta. Datela a Raffaello, ha dimostrato di essere buon pittore. Io voglio andare avanti solo con la tomba. Non ci sono fondi per quello. Gli offriamo l'unica alternativa esistente. Te l'ho detto, io sono uno scultore. Scultore, pittore, hai detto tu stesso che sono distinzioni artificiose. Ma mi si chiede di dipingere il tetto di un granaio. Se è così che vuoi descrivere la Sistina, accomodati. Sia. Ma io mi aspetto che tu ne faccia il gioiello del mio Vaticano. Avevi ragione, pur mancando di tanto, a dire che la cappella è un granaio. Il soffitto è una mezza botte, lunga 132 spanne, larga 45, alta 75. Presenta difficoltà tecniche dovute agli archi su cui poggia, ai finestroni sui due lati, alle due finestre cieche sopra la porta d'ingresso. Quel che può essere sfuggito alla tua attenzione sono i larghi spazi sopra le finestre e le profonde lunette che le circondano. Bene, non devi fare altro che tenere le giuste proporzioni ed emulare la qualità degli affreschi lungo tutte le pareti in basso. Le storie dipinte dal Botticelli, dal Perugino, dal tuo maestro il Ghirlandaio e di altri. Non posso dire di invidiarti, anche se riuscirai ad acquistare la destrezza di un acrobata, non so come te la caverai con l'umidità del soffitto. Una volta di oltre 40 metri per 13, più le lunette e i pennacchi. Centinaia e centinaia di metri quadrati, tutti da affrescare. Una grande sfida e una grande fatica anche. Il Papa inizialmente gli aveva chiesto semplicemente di dipingere i 12 apostoli, ma Michelangelo, di fronte alle dimensioni della volta, pensò a un progetto molto più ambizioso, la storia della creazione. La creazione dell'universo, quella dell'uomo e la sua caduta con il peccato originale e il castigo. E poi il diluvio universale, Noè, Davide e Golia, Giuditta e Oloferne, Mosè e i serpenti. Il tutto circondato dai profeti e dalle sibille. Continuamente lo stato d'avanzamento dei lavori. Si era costruito un ponteggio di sua invenzione, rifiutando quello proposto dal Bramante, e aveva anche cacciato i pittori chiamati da Firenze per aiutarlo nella tecnica dell'affresco, con la quale Michelangelo aveva poca familiarità. Macinava da solo i colori, aiutato da qualche assistente, e si era anche costruito una speciale sedia per dipingere sdraiato in certi casi. Ma questa immensa volta è stata in gran parte affrescata in piedi, con le braccia alzate. La Cappella Sistina fu completata solo in un secondo tempo, dopo oltre 20 anni, sotto Paolo III, con il grande affresco del Giudizio Universale. E per realizzarlo fu necessario distruggere 3 grandi affreschi del Perugino che si trovavano qui proprio sopra l'altare. Infatti, per realizzare il giudizio, Michelangelo aveva bisogno di tutta la parete. Il Giudizio Universale oggi ha ritrovato un nuovo splendore con il suo Cristo gigante e minaccioso che troneggia al centro della composizione, circondato da una folla di figure, santi, apostoli, angeli, diavoli che trascinano nell'inferno i dannati. Dall'altra parte i morti che si rivestono delle loro carni e salgono verso il cielo. Un'infinità di figure tra le quali sembra anche il cerimoniere del Papa, Biagio da Cesena, che si era scandalizzato per i molti personaggi nudi. Roba da osteria più che da cappella papale, aveva detto. Michelangelo si vendicò ritraendolo nella figura di Minosse attorniato dai diavoli.
Poco dopo la morte di Michelangelo, con il Concilio di Trento, la Cappella Sistina conobbe comunque, come molte altre chiese, un'ondata puritana e molte nudità vennero coperte. Un collaboratore e amico di Michelangelo, Daniele da Volterra, venne incaricato di coprire con drappi e veli molti corpi. Daniele da Volterra venne per questo definito il braghettone. Molte altre brache furono messe ai nudi di Michelangelo in epoche successive. Con il restauro si sono trovate tutte. Ecco, con un grafico schematico, quello che fu pudicamente coperto nel solo Giudizio Universale. Professor Colalucci, voi come vi siete regolati durante il restauro per la questione delle brache? Ma è stata una discussione molto lunga e poi ci siamo regolati conservando quelle che avevano una importanza storica molto forte. Come documento? Come documento, perché erano state ordinate dal Concilio di Trento. E portando via praticamente quasi tutte le altre che erano del 7-800, quindi senza più nessuna importanza storica. E l'architettura? Anche qui Michelangelo lascia il suo segno, inventando una nuova interpretazione degli elementi dell'architettura classica con opere importanti come Piazza del Campidoglio e la Cupola di San Pietro, ma non solo. Il primo incontro di Michelangelo con l'architettura avviene a Firenze nel 1524, quando un papa de' Medici, Clemente VII, gli chiede di progettare una biblioteca, la Biblioteca Laurenziana. Il vestibolo verticale e la straordinaria scalinata mostrano subito come anche il Michelangelo architetto sorprenda per la sua originalità. E 10 anni dopo un altro papa, Paolo III, gli chiede di completare il palazzo di famiglia, Palazzo Farnese. La costruzione esiste già, ma il tocco di Michelangelo, in particolare l'aggiunta di un cornicione e il design delle finestre, è come un'operazione di chirurgia estetica che cambia fisionomia all'insieme, facendo di Palazzo Farnese uno dei più bei palazzi di Roma. Anche Porta Pia è sua, la famosa porta che attraverseranno i bersaglieri per la presa di Roma dopo aver creato una breccia nelle mura aureliane. Ma uno dei capolavori di Michelangelo è la risistemazione della Piazza del Campidoglio. Non esiste forse su tutto il pianeta un luogo così carico di arte, storia e religione come la Basilica di San Pietro. È la più grande chiesa del mondo. La sua cupola è diventata uno dei simboli della cristianità. Michelangelo vi lavorò dopo che due altri grandi architetti del Rinascimento, il Bramante e il San Gallo, avevano disegnato altri progetti e dato inizio in piccola parte ai lavori. Michelangelo fu chiamato dal Papa Paolo III nel 1561, quando aveva già 71 anni, ma si lanciò nell'impresa con entusiasmo. Aveva carta bianca, come venne scritto nella nomina ufficiale. Questo è il modello di legno che Michelangelo fece realizzare. È alto 5 metri, largo 4 e costò appena 25 scudi. Lo costruì per timore che dopo la sua morte, ormai era molto vecchio, qualcuno alterasse il progetto. Aveva intuito che proprio la cupola dovesse diventare il vero simbolo della basilica e un riferimento per la cristianità. Michelangelo si ispirò in parte alla cupola del Brunelleschi a Santa Maria del Fiore a Firenze, ma volle che la sua fosse ancora più grande e per realizzarla utilizzò due soluzioni ingegnose. La prima sono i costoloni che si vedono esternamente. Sono come delle travi ricurve che fanno stare su tutta la cupola da quasi 5 secoli. Sono la sua ossatura. Il secondo segreto è la doppia calotta. La parte interna è la struttura portante, sorregge il tutto. Quella esterna, invece, è di protezione. Le variazioni atmosferiche, infatti, provocano continuamente il restringimento o la dilatazione della copertura di piombo. A continuare i lavori fu Giacomo Della Porta, il quale però, per ragioni di sicurezza, ridusse la curvatura accentuandone la verticalità. E ancora oggi, dopo quasi mezzo millennio, il cupolone, come lo chiamano i romani, domina sulla città come la più imponente delle opere del Rinascimento.